segue la cresta così. Sì, ma poi scendendo di fianco c'è una tutta l'impronta, perché infatti sono dritto un po' dritto, invece c'è tutta l'impronta che non è un po' franato quello. No, no, niente. No. Ma il collo dove fa sotto? Così, sì, un po' più spostato. Ma è 5 minuti. No, un po' più. Adesso. Quando perdo dice allora. Guardo là. Comunque 12 minuti. Quindi sì, io mi devo di un'ora. Se andiamo un po' più in là, che qui ci sono. Non credo di recuperare un'ora. Contiamo lo scopo che non si deve. Se riesci a beccare. Andiamo con le utriti, Ale, puoi spostarti un pochino, che se no esce il tuo sedere. Vabbè, sei germano, è nudo, però almeno non c'è il sedere di... Ma è giusto una luminosità, perché dovrebbe essere automatico, no? Guarda un po', ci sono anche loro, per forza, non è che possiamo buttarli giù, adesso che sono arrivati. Mi sembra brutto. Che bella questa macchina. Dario, tratti i dati. Aspetta, aspetta, mi sposto, aspetta. Rovini la foto. No, mi sposto, mi sposto. Ciao Raffa! Io devo fare quando non c'era quello il mondo. Non ha sentito. Buongiorno! Dopo non ci fa una foto? Sì. Sì. Faccio io? Sì. L'hai portata la furilla per Didonè? Eh no! Bravo! Roberto, mi spiace. Si può perché ingrandire? Era già sì, c'è quella... E le abbiamo detto che tu... Quel cerchio come la... il dentino. Ah, allora. Federico viene poi su oggi. Mercoledì la guardi fino alle 7:30, 8 le 9. Stamattina andava al Palom con un amico, poi va giù, guarda il MotoGP, poi viene su, non so. Ma noi abbiamo fatto quella strada lì fin d'ora. Non c'era.